Adesso ho proprio il piacere di presentarvi Franco Lorenzoni, che è stato con noi anche lo scorso anno per il convegno dedicato alla pedagogia di Don Milani. È un maestro sui generis, diciamo, una persona che si è sempre interrogata molto sulla funzione educativa e che fa molte cose, anche questo laboratorio, questa scuola laboratorio di Cenci, di cui è il coordinatore principale, ha scritto vari lavori, vari libri, anzi stasera al Pratello presenterà il suo ultimo libro che è I bambini ci guardano, edito da Sellerio, da questa bella casa editrice, perché leggendo noi lettori, oltre che agli autori, ci si affeziona anche alle case editrici, devo dire. Lorenzoni ha una grande esperienza in cui ha messo a profuso sia le sue capacità conoscitive sia anche il suo cuore, i suoi sentimenti. E adesso gli do la parola molto volentieri state attenti, fate delle domande perché si tratta veramente di un intervento che sicuramente ci prenderà. Grazie. Allora, grazie dell'invito, sono contento di essere qua, anzi di essere tornato qua. E, siccome il titolo che ho voluto dare a questo intervento parla delle parole intraducibili, comincio da una parola. Allora, la parola è Panajut. È una parola in lingua farsi, che è la lingua che si parla in Iran, e Panajou mi ha scritto, per chi non lo sapevo, vuol dire questo. È una parola composta, Pana e Jou. Non so se si pronuncia così, ma non c'è nessun iraniano qui, vero? Perfetto. Pana credo sia. Allora, Pana, lei dice, una ragazza che mi ha scritto, ricordate la sensazione di terrore quando con gli occhi spalancati cercavate la vostra mamma e quando lì da lontano la vedete correre verso di voi, finalmente la ritrovate? Ecco, questo è Panà. Ma non è solo questo, è anche la sensazione di quando si torna a casa, si è fatto un lungo viaggio, si è stati in giro e a un certo punto si svolta e si riconosce il luogo proprio più amato. Ecco, questo è Panà. Ma non è solo questo, Panà è ancora un'altra cosa. Se a un funerale incontrate un vecchio amico che non pensavate di rivedere mai più e di colpo invece, perché c'è un funerale, quindi nei funerali spesso ci si riuniscono persone che non si vedono da tanto tempo, di colpo lo incontrate, ecco, quella è Panà. Questo ha il significato della parola Panà, che in italiano non mi sembra ci sia. Jou, invece, vuol dire una persona che cerca qualcosa, giù, cioè qualcuno che sta cercando fortemente qualcosa. La parola Panà giù, quindi è qualcuno che cerca fortemente Panà, tutte queste cose che vi ho detto. Ecco, in lingua farsi, in iraniano, Panà giù è la lingua che indica i profughi. Cioè i profughi in iraniano si chiamano Panà giù. Pensate alla differenza con profugo. Che vuol dire profugo, secondo voi? Viene in mente qualcosa? Eh? Che fugge. Fugge qualcosa. Invece loro chiamano profugo uno che cerca un abbraccio. Ma proprio lo chiamano così. Ora pensate se nel nostro linguaggio corrente noi parlassimo di... Sono sbarcati 35 cercatori di abbracci. Come sarebbe diverso? Anzi, arrivano 170 cercatori di Panà che vogliono. Sarebbe difficile. Se usassimo questa parola, metterci tutte le frasi che in genere si mettono in mezzo. Ecco, io trovo che giocare con le lingue, cioè provare a entrare attraverso le parole in un'altra sensibilità, in un'altra cultura, sia una delle cose più affascinanti che ci sia. Perché la lingua chiaramente è un modo di pensare e noi al mondo abbiamo modi di pensare diversissimi, tantissimi.
E dico subito una tesi, diciamo, che vi propongo. Noi dobbiamo riuscire culturalmente, nella scuola, all'università e ovunque nella società, a tessere l'elogio della disomogeneità. La disomogeneità è la ricchezza umana. Essere tra persone che hanno diverse provenienze è un enorme arricchimento culturale, umano. Questo non vuol dire farla facile, dire diversità e bellezza. Non è così. Diversità è anche fatica, ostacoli. Tutti gli uomini che stanno con le donne o le donne che stanno con gli uomini sanno che la diversità è fatica. Un altro sesso, un altro modo di guardare le cose ed è faticoso incontrarsi. Ma c'è però qualcosa evidentemente di interessante in questo incontro. E dunque questo è un punto da cui vorrei partire. Mi piacerebbe che la scuola, non solo la scuola naturalmente, nel nostro paese trattasse il tema della disomogeneità come una grande opportunità. Per cui naturalmente bisogna attrezzarsi, imparare a farlo. Non è per niente semplice. Però è innanzitutto un'opportunità. Allora faccio un salto e vado in classe, nella classe mia sono maestro elementare, cioè fino all'anno scorso ero maestro elementare, adesso sono in pensione perché ho fatto 40 anni di maestro elementare. L'anno scorso avevo in classe una bambina che si chiama Nisrin. Nisrin è marocchina, però in Italia, lei è nata in Italia, e Nisrin un giorno stavamo giocando un po' su che cos'è, dove si nasconde la matematica, la domanda era dove si nasconde la matematica. Allora, ci domandavamo dove si nasconde, facevamo delle ipotesi, c'era un cartellone in classe dalla seconda elementare in cui ogni tanto tutti i bambini potevano scrivere, quando gli veniva in mente dove si nascondeva la matematica andavano lì e scrivevano. L'ho tenuto per 3 anni questo cartellone, quindi abbiamo discusso tante volte. A un certo punto un giorno mi si è fatto: la matematica è un omino che va in bicicletta dentro alla testa, corre, se si ferma cade. Se non si ferma, va e arriva e risolve il problema. Allora, mi sembra così bella questa definizione matematica che la scriviamo grande in classe, facciamo un bel cartello, e scriviamo, perché secondo me la matematica è proprio così. È un omino che corre in testa in bicicletta e che se si ferma cade. Allora, Nisrin ha detto questa frase perché lei cadeva. Diciamo, lei è una di quelle che cadeva. C'aveva un po' di problemi con la matematica. E per questo ho avuto questa idea così folgorante. La mettiamo, facciamo una mostra, questa di cui poi vi parlo, si intitola Dove si nasconde la matematica, e mettiamo la frase di Nisrin. Il papà di un'altra bambina, che è uruguaiano, ma però lavora alla FAO, diciamo, è un emigrato di lusso, mi dice, lui sta studiando l'arabo, dice, ma sai, Franco, che questa frase di Nisrin c'entra con la parola araba arrayat, perché in arabo matematica si dice arrayat. E che vuol dire arrayat? Vuol dire allenamento. Allenamento fisico, diciamo, proprio l'allenamento. Si usa anche per lo sport. E, è vero? Questa, come si dice? Riada. Quindi non ho detto, è sempre pericoloso. Questo dice stupidaggine. Arriva quello. E allora chiede al papà di Nisrin e mi dice: sì, vuol dire forse anche acrobazia. Allora, questo è bellissimo perché l'idea che matematica sia allenamento o acrobazia come ginnastica è esattamente la frase di Nisrin. Quindi Nisrin, quando inventa le sue metafore per capire il mondo, le metafore sono un modo di capire il mondo, sta pescando da una lingua che lei abitualmente non parla molto. Lei è nata in Italia, parla italiano, parla naturalmente anche arabo con i suoi genitori, però diciamo la sua lingua scolastica sicuramente è l'italiano. Ma sicuramente i suoi sogni, i suoi pensieri sono nella lingua materna. Quanta ricchezza, no? Un'immagine così bella come questa di Nisrin non ci sarebbe venuta se lei non pensava in un'altra lingua. Perché dico questo? Perché noi, siccome a scuola dobbiamo
costruire cultura. La scuola non è un luogo dove si trasmette, la scuola è un luogo dove si costruisce cultura. Nel costruire cultura ci possiamo avvantaggiare se abbiamo sensibilità diverse, ma naturalmente ci possiamo avvantaggiare se dialoghiamo, se diamo spazio ai pensieri di ciascuno, se ci diamo tutto il tempo per approfondire le cose, perché altrimenti non viene fuori niente. Cioè, se noi facciamo quella cosa, Montaigne 400 anni fa, quindi veramente tanto tempo fa, diceva: il problema dell'educazione è che spesso noi interroghiamo, cioè spieghiamo una cosa e poi vogliamo che le persone ripetano quello che noi abbiamo spiegato. E lui paragona questa attività al vomito. In che senso? Dice: se uno restituisce quello che gli hai dato esattamente come gliel'hai dato, per esempio degli spaghetti, ritornano fuori spaghetti, qualcosa non è andato, diciamo. Segno di imbarazzo di stomaco, dice Montaigne. Se uno restituisce. Se invece quello che qualcuno gli ha dato si trasforma, cambia e diventa parte della persona, allora forse è successo qualcosa. È il principio scientifico dell'autopoiesi. Cos'è l'autopoiesi? Una parola molto bella, cioè poesia, cioè la creazione fatta da sé. È che, mi ha spiegato un simpaticissimo scienziato argentino, mi ha detto, l'autopoiesi è molto semplice, è che se una bistecca la mangia il gatto, diventa gatto. Se la mangia Franco, diventa Franco. Perché? Perché quelle molecole presenti nella bistecca, io le assimilo, quello che non assimilo diventa cacca, pipì, e quello che invece diventa Franco diventa le mie cellule. E il gatto naturalmente fa diventare. L'apprendimento è lo stesso. Cioè, o quella cosa la faccio mia e quindi la trasformo, oppure la rigetto. E quante volte ci succede, adesso non so quanti di voi qua sono insegnanti, ma chi è insegnante sa perfettamente che ci sono bambini che, a cui spieghiamo una cosa, facciamo una verifica il giorno stesso, dopo una settimana, più o meno, non tutti naturalmente, ma una parte della classe riesce a rispondere, ma dopo 2 mesi si è scordato tutto. Giusto? Si è scordato, capita anche a noi. Perché? Perché quella cosa è rimasta estranea, non si è assimilata, non è diventata Franco, no? Era una cosa che mi è stata data e io in qualche modo l'ho rigettata. Perché è così importante capire come funziona il meccanismo dell'apprendimento? Perché in qualche modo nell'incontro con l'altro, oggi stiamo parlando dei minori, del grande tema dei minori che arrivano qui, no? I minori non accompagnati e non solo. Comunque in generale come gestire l'immigrazione è sempre un problema in qualche modo di conoscenza. Cioè costruire una società pacificamente multietnica, diciamo così, come sarà inevitabilmente. Cioè non ci sono discussioni, non è che uno può prendere posizione per sì o per no. La statistica ci dice che l'Europa nei prossimi 50 anni cambierà radicalmente la sua composizione sociale, etnica, per forza di cose. Non c'è muro, porto chiuso, cioè, niente può interrompere questo flusso. Il problema è come ci si arriva, se dobbiamo stare in guerra uno contro l'altro o se proviamo a fare la grande impresa culturale di costruire una società di convivenza. Gli Stati Uniti d'America, faro dell'Occidente, eccetera, è uno stato profondamente multietnico, addirittura gli ispanici stanno raggiungendo quasi la metà della popolazione parla spagnolo, quindi insomma tutte le società si evolvono, stamattina ce l'hanno spiegato benissimo. L'intera storia della cultura, della civiltà e dell'uomo, come Niovadi ha detto proprio, l'umanità è la migrazione, e questo è un dato di fatto. Il problema è come noi viviamo la migrazione, non è il problema, la migrazione non è in discussione, non si può discuterla, è un dato. Il problema è come, che rapporto abbiamo con la migrazione. Allora, avanzo un'altra ipotesi, un'altra tesi, chiamiamola così, un po' forte, però lo voglio dire con tutta la forza possibile. Noi abbiamo bisogno di milioni di ragazzi stranieri. L'Italia ha bisogno di milioni di ragazzi stranieri. Perché siamo il paese più vecchio del mondo, solo il Giappone è più vecchio di noi, non so come se la passino, no? Ma noi siamo il paese più vecchio del mondo. E si sente, si sente.
Se guardate tutte le fotografie o vi fate raccontare che cos'è stato il miracolo economico italiano degli anni 50-60, era un periodo in cui erano tutti giovani in Italia, c'erano solo macerie, perché se guardate le foto della città, delle città italiane nel 45 sembrano delle immagini della Siria, c'erano macerie, ma c'era un'energia pazzesca di persone che volevano ricostruire questo paese. E incredibilmente in 20 anni, perché se guardate le foto del 45 e del 65, è impressionante quanto è cambiata l'Italia, è impressionante, ma perché c'era un'energia, una vitalità, un'energia e un'idea di impresa, di intraprendere la propria vita enorme, che adesso è assolutamente assente in Italia, è debolissima, debolissima, per una ragione molto semplice, anagrafica. Su ognuno di voi, siete tutti giovani, pesano 4-5 vecchi, insomma un bel po' di... E pesano, perché i vecchi pesano. Allora, qui c'è un... Là sopra si vede pochissimo. In quella fotografia dove c'è l'Africa, lì sul nero, la vedete lì? Sì. C'è una cartina, anzi un plastico che hanno fatto i miei bambini in terza elementare, e in cui semplicemente noi abbiamo calcolato quanti giovani c'erano nei paesi a nord e a sud del Mediterraneo. Poi abbiamo discusso molto con i bambini come rappresentare questa cosa. Poi alla fine abbiamo rappresentato con degli stuzzicadenti interi per fare i grandi e dei mezzi stuzzicadenti con un colore della pallina diverso per fare i bambini. Allora, in Siria, in Palestina, in Egitto ci sono 50% della popolazione a meno di 24 anni. Ok? In Italia il 20% della popolazione è sotto i 24 anni, poco più del 20%. In Francia 30% e negli altri paesi si distribuisce più o meno. Una bambina ha detto, dopo aver fatto tutto questo lungo lavoro, diciamo, sull'età nei vari paesi, ha detto: se lì sono tanti, giovani e poveri, e qui siamo pochi, ricchi e vecchi, è evidente quello che succederà. Perché alcuni di questi giovani, tanti, Al-Sisi l'ha detto in modo minaccioso, dice, noi siamo 80 milioni in Egitto, 40 milioni ce l'ho sotto i 20 anni, qualcuno verrà. Cioè, qualcuno verrà. La conclusione di Maya era: la matematica ci parla del futuro. La matematica ci parla del futuro. Cioè, ragionare sui numeri e provare a ragionarci a fondo, sostando a lungo sul tema, ci permette di capire qualcosa del futuro. È importantissimo ragionare sul futuro. E allora la scuola deve fare esattamente l'opposto di quello che si fa nella società. Se nella società si risolvono le cose con un tweet, cioè tu fai una sparata, più la fai forte, più questa echeggia nel web, in giro, nel chiacchiere della gente, eccetera, noi dobbiamo fare il contrario. Questa questione qua non si risolve con un tweet. Non c'è uno slogan per risolvere la questione dell'immigrazione. Tu fai uno slogan dicendo porti chiusi. Va bene, fa molto effetto, un sacco di voti. Ma se tu devi dire no, io voglio governare questa questione, impieghi tantissime parole, tantissimo tempo, sbagli, provi, fai una legge che è sbagliata, fai un'altra legge che è più giusta. Oggi ne hanno parlato, no? Hanno parlato della legge rispetto ai minori non accompagnati, che è una buona legge, di altre leggi che erano pessime. Insomma, è difficile. Governare è sempre difficile, ma governare una società in grande cambiamento culturale, etnico, è difficilissimo. Io adesso parlo solo di cosa la scuola può fare rispetto a questo. La scuola ha delle grandi responsabilità enormi, perché nella scuola abbiamo la possibilità di approfondire i problemi, abbiamo la possibilità di sostare a lungo su delle questioni e di ragionarci sopra. Allora, in terza elementare è successo questo. Era il 2015 e è stata evocata anche questa mattina. I bambini avevano visto alla televisione o sui giornali, insomma, l'avevano vista quella fotografia famosissima, ha fatto il giro del mondo, del bambino Ilan, di quel bambino trovato sul bagnasciuga di una spiaggia greca. Una fotografia terribile, fortissima, che
che ha colpito tutti, addirittura ha cambiato la politica di accoglienza della Germania, cioè una fotografia che veramente ha segnato il nostro tempo. Il 2015 è quella fotografia, tra le altre cose. Una bambina, Elisa, mi dice: maestro, hai visto quella foto? Ne discutiamo in classe. E allora Mario dice: ma perché le persone migrano? Allora dico: beh, questa è una domanda difficile, insomma, è un problema. Penso ci passeremo qualche mese sopra per rispondere a questa domanda. Ambra la mattina dopo arriva e dice: maestro, ma se è un problema ci vogliono i dati. Se è un problema ci vogliono i dati. E io vado a casa e dico: guarda, già, i dati. Quali sono i dati di questo problema? Mi viene in mente che un dato può essere quello della ricchezza e della povertà. Anzi, sono loro che lo suggeriscono. Forse il dato è ricchi e poveri. E allora cerchiamo sul web, adesso i bambini sono bravissimi a fare questo, no? E cerchiamo questi dati del reddito medio. Ma la media non sappiamo che cos'era. Allora abbiamo passato un mese a fare la media, che cos'è la media tra le altezze, la media dei voti, la media dei bacelli dentro. Abbiamo fatto matematica, perché ci serviva la matematica. Poi alla fine abbiamo scoperto questi dati, cioè qual è il reddito medio della Germania, dell'Italia, della Francia. Però naturalmente ci sono bambini che capiscono al volo le cose e che bambini che hanno più difficoltà a astrarre, a capire. E allora ho pensato che dovevamo fare un plastico, perché lavorare con le mani è un modo di ragionare molto utile. Farebbe bene anche a tanti adulti, sono convinto. Sì. E allora abbiamo fatto questo plastico. Abbiamo fatto un grande pezzo di legno, ci abbiamo disegnato il Mediterraneo, l'Europa sopra, l'Africa sotto, e abbiamo segato questi piccoli parallelepipedi, che sono il reddito medio della Germania, circa 3.200 euro al mese, l'Italia 2005, la Francia 2007, la Grecia 1.000, 1.003. Ma se passiamo il mare, vediamo che in Egitto sono 300 euro al mese, la Libia no, era 900 perché c'era il petrolio, e la Somalia, che è un paese con cui siamo in corrispondenza, cioè abbiamo un gemellaggio con la Somalia, è 50 euro al mese. Quindi abbiamo dovuto segare una cosa a mezzo centimetro, che proprio ci siamo segati le mani perché non ci riuscivamo. Allora vedete che solo guardando questa mappa è abbastanza evidente quello che succede. Se poi unite questa mappa e quella mappa lì dei giovani e dei vecchi, capite che solo con due, ci abbiamo messo 2 mesi a farlo, però con questo plastico i bambini hanno potuto spiegare all'inizio della quarta, quando abbiamo fatto la mostra, alla popolazione di giovani del paese dove insegno, che stava succedendo. Interessante, no? Cioè, hanno loro cercato di spiegare ai grandi cosa stava succedendo, perché ci hanno lavorato molto a lungo. E una bambina, mai, ha fatto una cosa pazzesca, che ancora adesso mi emoziona a pensarci, perché siccome in prima elementare abbiamo lavorato con Giotto, tanto tempo con Giotto, perché noi a scuola lavoriamo tanto sull'arte, ogni anno lo cominciamo con un artista, e quell'anno abbiamo cominciato con Giotto. Vuol dire che? Vuol dire? Vuol dire che per 2 mesi noi stiamo insieme a Giotto, guardiamo i quadri di Giotto, li disegniamo, li dipingiamo, li animiamo, facciamo di tutto, facciamo laboratori e classi aperte su Giotto. E erano stati molto colpiti da questo quadro, che vedete là a sinistra, che è la cacciata dei demoni d'Arezzo. Perché? Perché questo quadro è molto particolare, ci stanno due porte, vedete, sono due porte? Da una esce, quella a sinistra, esce un ricco, e dall'altra porta, qua si vede molto male, ma dall'altra porta piccola esce un povero. E in mezzo, fuori dalla città, vedete che c'è un crepaccio? Lo vedete il crepaccio? Sì. Sotto le mura, proprio la terra spaccata. C'è un crepaccio. Cosa dice Giotto? Cosa racconta Giotto? Che se c'è troppa distanza tra i poveri e i ricchi, da questo crepaccio escono tutti i demoni. Infatti il cielo è pieno di demoni. È esattamente quello che sta succedendo oggi. Un quadro del 1200 che racconta esattamente quello che succede. Se c'è troppa distanza tra i ricchi e i poveri, il cielo si riempie di demoni, di tutti i tipi. C'è pure Francesco che prova a dire qualcosa di sensato e nessuno ascolta. È tutto uguale. Esattamente quello che stiamo davanti a noi. Allora, cosa dice Maya? Quel quadro l'avevamo attaccato in classe in prima. L'avevamo attaccato in classe.
poi l'avevamo scordato, cioè stava lì. Maia dice: maestro, ma il mar Mediterraneo è la spaccatura di Giotto. Capite questa frase? Il mar Mediterraneo è la spaccatura di Giotto. Maia ha fatto un salto logico pazzesco, cioè si è ricordata di una cosa raccontata in prima per provare a spiegare quello che stavamo cercando di capire. L'arte non offre soluzioni, però ci aiuta a guardare le cose. In questo caso un quadro di Giotto ci aiuta a capire qualcosa di più di quello che succede oggi. Perché i demoni cosa sono? I demoni è il terrorismo, i demoni sono i naufragi, i demoni sono la nostra ignavia, i demoni sono l'orribile modo in cui l'Europa si sta confrontando con un problema epocale. Cosa sono i demoni? Non lo so, sono tante cose. Ma sono sicuramente tutti demoni che in un posto o in un altro, in generazioni diverse, suscitano, danno questo senso di una città che evidentemente è assediata, ma è assediata da se stessa, perché i demoni li abbiamo fatti scaturire noi. Oggi stamattina ce l'hanno parlato, no? Se tu percepisci una cosa, se poi quella cosa è vera o non è vera, non ti interessa. Tu la paura ce l'hai, o l'ansia, o la voglia di vendetta, o no? E questo è il problema, questo è il grande nodo. Però è un nodo che io sento che si può solo risolvere ragionando insieme, pensando, provando a capire i problemi, discutendo, dialogando. Insomma, la fatica del convivere. La fatica del convivere dobbiamo sperimentarla in classe, perché la classe può essere uno straordinario laboratorio del futuro. Se la scuola affronta i temi che abbiamo davanti e li affronta nel modo in cui sono capaci i bambini, quindi con anche grande immaginazione, trovate, capacità insomma di rimescolare le carte, la scuola veramente può essere il laboratorio del futuro di una società possibile. Io dico sempre questa frase, insomma, è diventata un po'... O la scuola è un po' meglio della società che la circonda, oppure che ci sta a fare? Cioè, che motivo c'è di fare le scuole se siamo peggio di quello che sta fuori? No? E questo è un punto molto importante. Quindi c'è un problema di assunzione di responsabilità da parte nostra, di insegnanti, importantissimo. Perché noi abbiamo una responsabilità enorme. Anzi, potremmo pure dire, noi adesso dico insegnanti elementari perché vabbè, sono partigiano, diciamo, ma vale per tutti. Insegnanti a scuola dell'infanzia, dei nidi, delle superiori. Penso che noi abbiamo un'enorme responsabilità e forse questa responsabilità può darci il senso di quello che facciamo. C'è una mia amica del Movimento di Cooperazione Educativa, che è il luogo dove ho imparato tutto, che diceva: non si può educare se non si ha una grande visione. Io ci credo parecchio a questo. Bisogna avere una visione, non si educa se non si ha una visione. Non si può educare perché tu sai un po' la matematica, perché sai un po' di letteratura, perché ti piace un po', no. È importante la matematica, è importante la letteratura, è importante l'arte, ma dentro una visione. E la visione va costruita non ideologicamente, va costruita concretamente, perché noi siamo artigiani, quindi va costruita nel modo in cui ci relazioniamo con i problemi. Questo è importantissimo. E Peter è arrivato in quarta dal Sudan. Lui in realtà c'è il padre italiano e la madre del Sudan, però quando è arrivato non parlava italiano, non parlava niente italiano, anche se c'è il padre italiano, però non sapeva una parola di italiano, parlava arabo e inglese. Dopo qualche mese ha imparato rapidamente l'italiano, perché è un ragazzo intelligente, ha imparato soprattutto giocando a calcio e non in classe, e infatti traballava un po' sulle cose proprio specifiche delle discipline, però sul parlare corrente era bravissimo, che è la cosa fondamentale. Un giorno chiede a Peter, perché non lo sapete, ma io l'ho scoperto l'anno scorso, esiste una giornata della gentilezza, una giornata dedicata alla gentilezza. Io non lo sapevo mai esiste. L'ONU ha fatto di tutto, anche la giornata della gentilezza. E allora abbiamo fatto una festa in classe, la giornata della gentilezza, e io ho chiesto a tutti quanti: ma quando è che avete incontrato la gentilezza? E soprattutto a Peter ho detto: senti, tu sei arrivato in Italia, qual è la prima persona gentile che hai incontrato qui? E ci penso un po'. Il mio cane. Poi, siccome è molto spiritoso, ha detto: forse perché sapeva l'inglese. Allora, è molto interessante questa cosa. Perché Peter ha detto che la prima persona gentile era il suo cane?
sono andato a studiare. C'è una bellissima pagina di Elsa Morante, bellissima, in un libricino che si chiama Pro contro la bomba atomica, bellissimo, di Saggi, in cui lei dice, letteralmente dice, gli animali sono nostri amici perché sono immuni da capacità di giudizio. E il carattere più amabile che distingue gli altri animali dall'uomo è nella grazia della loro compagnia, perché loro non emettono giudizi. Lei lo dice da anziana, il Samorante dice, io quando torno a casa vedo i miei gatti, sono felice perché loro non guardano le mie rughe, come sto, che faccia ciò. No, mi accettano e mi amano per come sono. Dice, questa cosa appartiene anche ai cuccioli dell'uomo, anche ai piccoli, all'inizio ce l'hanno, ma poi l'ombra dell'albero del bene e del male si stende su di loro e il giudizio pervade tutti. Dice, ma purtroppo ad ogni giorno che passa sempre più l'albero della scienza del bene e del male stende la sua ombra, ed è quest'ombra che oscura le nostre più care conversazioni con i nostri simili. La paura di venir giudicati soffoca la sincerità, impaccia gli abbandoni, falsa gli affetti e logora ogni fiducia. Bellissima questa pagina. Allora, chi arriva qua emigrato è completamente assediato dai giudizi degli altri. Tutti siamo sempre giudicati, lo sappiamo benissimo, in famiglia, a scuola. Però chi arriva da un altro luogo c'ha un ulteriore grado di giudizio, che può essere anche un pregiudizio, anche positivo, anche benevolo, ma non fa meno male. Perché uno deve continuamente rapportarsi al giudizio che gli altri ti danno. E guardate che questo è uno dei temi chiave. Se vogliamo costruire delle dinamiche interculturali positive, cioè in cui costruiamo comunità, e per me comunità c'è quando c'è curiosità reciproca. Io penso che una comunità esiste se siamo curiosi gli uni degli altri. Quando crolla la curiosità reciproca, non abbiamo possibilità di costruire comunità. Il motivo per cui in Italia siamo così disperati in questo momento, e disperanti, è che non c'è nessuna curiosità reciproca. Tutti pensano di avere totalmente ragione e che gli altri siano orrendi. E questo sfalda il corpo sociale. Completamente, perché non ha un humus, non ha un territorio, un terreno che possa far crescere delle cose nuove che sorprendono tutti, perché tutti sono certi di quello che dicono. E purtroppo l'utilizzo dei media, dei social media, aizza questo aspetto del tifo, diciamo così, del tifare e di non ragionare. Ma tornando agli immigrati, e in particolare ai bambini, ragazzi immigrati, di cui ci stiamo occupando oggi, il tema chiave è come sfuggire al pregiudizio. Una volta facciamo un bel laboratorio su pregiudizio e post-giudizio. Diciamo, cosa vuol dire giudicare prima o giudicare dopo? È proprio una vera e propria corsa ad ostacoli. Perché comunque tu devi pensare che gli altri ti stanno giudicando e sfuggire in qualche modo a quel giudizio. Oppure, come fanno moltissimi bambini quando arrivano qui, siccome sanno perfettamente che la diversità è legata molte volte a piccole forme di discriminazione, piccole o grandi forme di discriminazione, ovviamente vogliono essere come noi. Sono le famose bambine nere che si dipingono rosa, fanno un disegno, questa è una cosa che succede regolarmente, che all'asilo, come sono io, e vedi una bambina assolutamente nera che si dipinge tutta. Perché? Perché ovviamente lei sa che quel colore della pelle gli pesa, può essere motivo di, e quindi diciamo le reazioni estreme sono quelle del voler essere assimilata completamente, io sono italiana o italiano, o quella di casi rarissimi, per fortuna sono rarissimi, ma casi in cui uno dice, bene, io distruggo tutto, vi bombardo. No? Ci sono grandi studi sulle seconde generazioni, sul perché il terrorismo dentro l'Europa è fatto da giovani della seconda generazione, perché in qualche modo si sentono di vendicare un'integrazione eccessiva dei loro genitori, sono sempre giovani. Questo ovviamente sono i casi estremi, sono pochissimi, però quelli pochissimi ci stanno a dire che c'è quest'altro sentimento,
questo sentimento c'è, è normale che ci sia. Perché se uno viene discriminato in modo sottile o palese, questa ferita dentro può provocare tante cose. Questo è molto importante che ce lo ricordiamo. La cosa terribile che sta succedendo in Italia è che i poveri o comunque quelli che si sentono discriminati perché abitano le periferie, abitano i luoghi più degradati, stanno nei posti peggiori, diciamo, delle nostre città e sono italiani, sentono, diciamo, c'è stata questa geniale, perversa utilizzazione degli stranieri per dire: se tu stai così male è colpa loro. Diciamo, quelli distrattati di serie B se la prendono con quelli di serie C, insomma. E questo purtroppo è vero. Cioè, è stato aizzato il popolo famoso contro i più fragili, perché è molto più facile, dargli all'untore contro i rom o gli stranieri o i profughi, appunto, che non prendersela con quelli che invece hanno da avere il potere. Guardate, questo problema è grosso, e io sono convinto, veramente mi sono sempre più convinto, che il motivo di tutto questo rancore covato in Europa negli ultimi decenni, diciamo così, è sempre più virulento, è il fatto che in Europa da molte generazioni, molti anni, i figli stavano meglio dei loro genitori. Sempre, diciamo, dal dopoguerra sicuramente, ma anche prima. E oggi non è più così. Tutti noi che abbiamo figli, nipoti, così, sa che loro probabilmente saranno peggio di come stavamo noi. Questo è intollerabile. Per un europeo che crede allo sviluppo è intollerabile. Quindi ci deve essere qualcuno colpevole. Può essere Macron, la Francia, gli immigrati, i neri, cioè ci inventiamo qualsiasi cosa. Ma dobbiamo scaricare su qualcun altro questa frustrazione profonda e dire: siamo una società che non sta crescendo e migliorando. Ed è normalissimo che qualsiasi genitore pensa che vuole che i suoi figli stiano meglio di lui. È normale, è umano. Ma non è più così. Non è più così qui in Europa, perché nel mondo invece è così. Se guardiamo tutti i dati del mondo intero, oggi il mondo è meno ingiusto di 20 anni fa, di 40 anni fa. Non si dice mai questo, ma è importante invece dirlo. E probabilmente qui non si cresce così tanto perché il resto del mondo cresce anche lui. Perché noi siamo cresciuti per molto tempo alle spalle di altri. Ma queste sono macro questioni. Quello che mi interessa è il piccolo che noi possiamo fare di positivo. Cioè quanto noi in classe, nelle nostre classi, possiamo costruire questi frammenti di società meno distruttiva. E c'è uno straordinario scrittore russo che si chiama Grossman, che parla, Vassili Grossman, In vita e destino, è stato un libro straordinario. Lui ha vissuto il nazismo e poi gli orrori dello stalinismo, e se le ha fatte tutte, diciamo, tutte le peggio cose gli sono successe a lui sulla sua pelle. Eppure lui, nonostante questa vita tremenda che ha vissuto, lui dice una cosa molto, che per me è molto importante: il bene non è nella natura, non è nelle prediche di apostoli e profeti, né nelle teorie di grandi sociologhi o capi di Stato, né nell'etica dei filosofi. La gente comune ha nel cuore l'amore per gli esseri viventi, ama la vita e ne ha cura in modo naturale e spontaneo. La bontà della vecchia che porta un pezzo di pane a un prigioniero, la bontà del contadino che nasconde un vecchio ebreo nel fienile, è la bontà dell'uomo per l'altro uomo, una bontà senza testimoni, piccola, senza grandi teorie, la bontà illogica, potremmo chiamarla. La bontà degli uomini al di là del bene religioso e sociale. E questa bontà sciocca è quanto di umano c'è nell'uomo. E ciò che lo contraddistingue è l'altezza cui lo spirito umano si eleva. La vita non è male, ci dice. La storia degli uomini non è dunque la lotta del bene che cerca di sconfiggere il male. La storia dell'uomo è la lotta del grande male che cerca di macinare il piccolo seme dell'umanità. Ma se anche in momenti come questi, sta parlando del nazismo, dello stalinismo, dei gulag, quindi di cose terrificanti, ma se anche in momenti come questi l'uomo osserva qualcosa di umano, il male è destinato a soccombere. Ecco, questo piccolo bene illogico mi pare molto interessante,
Perché è esattamente quello di cui stamattina si parlava quando si diceva: perché qualcuno non può fare il tutor a un ragazzo? È un piccolo bene illogico. Non salverà la vita del suo ragazzo, di questo ragazzo, forse non salverà nemmeno se stessa, ma stabilisce una relazione data da un desiderio di fare qualcosa di buono. E guardate che in questo tempo così scuro, penso che i piccoli atti di resistenza individuali siano fondamentali. Lo può fare un insegnante, lo può fare una donna, un uomo che fa il tutor a un ragazzo appena arrivato e che magari da quel ragazzo impara tantissime cose, perché è un mondo completamente diverso dal suo. In questi anni che io a scuola ho lavorato tante volte sul viaggio, abbiamo incontrato per esempio dei giovani profughi che sono arrivati lì a Giove, che sono stati accolti anche in modo molto contraddittorio nel paese, sono vite completamente diverse dalle nostre, quelle che ci raccontava stamattina il giornalista, no? Sono vite completamente diverse dalle nostre, hanno vissuto esperienze completamente diverse, però è proprio questo è interessante, e nei ragazzi, nei bambini, in noi, suscitano un sacco di domande. Uno si domanda: perché uno ha fatto quel viaggio? Perché ha rischiato la vita? Perché ha fatto... Queste sono domande importantissime, perché sono esseri umani. E se tanti esseri umani fanno quella scelta così, per certi versi pazza, vuol dire che c'è qualcosa. E questo è credo che sia l'unico modo, raccontare storie, moltiplicare storie, raccogliere storie, per sfuggire alle generalizzazioni. In fondo il grande tema è solo questo. Da una parte la semplificazione e da una parte provare a cercare di capire la complessità del mondo. Allora, la semplificazione estrema è la guerra. La guerra è proprio la semplificazione estrema. Tu sei mio nemico, ti ammazzo. È la semplificazione. Perfetto. Tutto ciò che riguarda la pace è complicato. È difficile, è complesso, è faticoso, richiede energie, si torna sempre indietro. Questo è molto importante chiarircelo, perché la pace è lenta, lunga e difficile e soprattutto non è mai sicura. La guerra è veloce, rapida e fa stare bene. Quei bambini abbiamo giocato tutto l'anno scorso sul tema violenza non violenza. I bambini dicevano sempre: ma giocare alla guerra è più divertente. Abbiamo discusso molto su questo. Perché giocare alla guerra è più divertente? Nessuno gioca alla pace. Che palle, giochi alla pace. Giochi alla guerra. Allora, il nodo è che costruire la pace, perché sia divertente, deve essere qualcosa che pensi che ti faccia crescere, che pensi che ti nutra. Devi scoprire che quel rapporto migliore di amicizia, di simpatia, di incontro, di scoperta dell'altro, è talmente bello che vale la pena faticarci sopra, perderci tempo. Questo è molto un tema grosso. Noi abbiamo lavorato molto su Gandhi, ho fatto vedere il film Gandhi, ne abbiamo parlato tanto, gli ho letto tante cose di Gandhi, si scrivevano con Gandhi, eh? Gandhi rispondeva a tutti i bambini. Perché? Perché il nodo era cercare di capire questo mistero della non violenza, non violenza tutto attaccato. Perché è profondamente innaturale la non violenza. Per alcuni bambini, infatti, per esempio Lorenzo, il bambino il più politico della classe, diceva: caro Gandhi, sì sì, io sono d'accordo sulla non violenza, però sono cose grandi, poi se uno mi dà un cazzotto io glielo ridò. E questo è importante saperlo, perché diciamo c'è un istinto, non è naturale la non violenza, è una costruzione culturale difficile, complessa, e questo è il nodo. E siccome giocavamo appunto con questi grandi personaggi che entravano in classe, ci scrivevano, avevano i loro ritratti eccetera, uno dei personaggi che mi piaceva frequentare con loro era Erodoto. Perché? Perché Erodoto è l'inventore della storia, giusto? Noi insegniamo la storia a scuola, quindi bisogna dire chi è che per primo ha inventato la storia. Erodoto ha inventato la storia. Perché ha inventato la storia? Perché è un gran viaggiatore, gli piace un sacco viaggiare, eccetera. Ma ci sono le cinque prime righe delle storie di Erodoto, che non è la storia, le storie, molto importante, plurale, in cui lui dice: questo libro parla di tutte le scoperte che ha fatto Erodoto, parla in terza persona, come il Papa, tutte le scoperte che ho fatto, e soprattutto Erodoto si domanda: perché i greci e i persiani sono venuti in guerra fra loro? Punto. Queste sono le prime cinque righe delle storie. Io ho lavorato con i bambini su quelle cinque righe per tanto tempo. E un giorno un bambino, questa è una cosa fantastica che succede adesso, ha guardato su Wikipedia Erodoto, è arrivato in classe e dice: maestro, ma Erodoto era figlio di una greca e di un persiano. Cioè Erodoto era un sangue misto, un meticcio, un mezzo profugo, non c'era la cittadinanza, non so.
Erodoto viveva ad Atene, ma suo papà era persiano. Allora la storia l'ha inventata uno che nel suo sangue c'aveva, che dire persiani e greci, è come dire palestinesi e israeliani, insomma, cioè roba di guerre forti. È interessante, no? Oh, io lo chiedo a tutti, non lo sa nessuno. Ma che si è scoperto che Erodoto, l'inventore della storia, è meticcio. Queste sono scoperte importanti che ci fanno capire che per cambiare il nostro punto di vista forse dobbiamo farci aiutare da chi è meticcio. C'è Salman Rushdie, che ha scritto cose meravigliose su questo, dice un'esperienza diretta, diciamo, di che cos'è l'integralismo, dice che sperimentare l'emigrazione dovrebbe essere l'allenamento di tutti i democratici. È interessante, è bellissima questa frase. Dice, per capire che cosa è la democrazia bisogna fare essere emigrati. Perché lì lo sperimenti, che cos'è? Diventare democratico, cioè vuol dire ascoltare l'altro, mediare, cercare di capire. E voglio concludere con due o tre citazioni di persone immigrate con cui ho lavorato a Palermo un po' di anni fa, e abbiamo fatto un lungo lavoro, un progetto che si chiamava Arte del Narrare, Arte del Convivere, in cui avevamo fatto questo progetto in cui c'erano un animatore straniero e un animatore palermitano che lavoravano in coppia, quindi dovevano preparare il laboratorio insieme, che lavoravano nelle classi di scuola media, scuola elementare, scuole superiori. E allora Mbai, che è senegalese, devo trovarla, allora, dice questo, è molto interessante. Per me questa esperienza è stata una specie di riconciliazione con le mie memorie. Io penso che il palermitano ha più difficoltà a raccontarsi per un semplice motivo: perché non si sposta mentalmente dallo spazio in cui vive, dalla sua condizione sociale. È difficile che si stacchi per auto-osservarsi e potersi poi raccontare. Io penso che per noi migranti sia molto più facile da fare, non per l'esperienza accumulata, anche se necessaria, ma per quella capacità allo spostamento fisico e mentale che è una condizione essenziale per raccontarsi. Il racconto in qualche modo ti fa buttare fuori i sentimenti per potersi realizzare nell'ascolto di un altro. Guardate che è profondissima questa cosa. Tu butti fuori i sentimenti perché ti realizzi nell'ascolto dell'altro. Dicevo riconciliazione con la memoria, perché non dico che ero in conflitto con il mio passato, ma il fatto di venire a vivere in un paese straniero, un paese che ti mette davanti in modo implicito come tu ti devi muovere, le regole a cui devi ubbidire, fa sì che la tua memoria passata finisca come in un deposito. Tu non racconti mai tutto, ma nel cerchio narrativo, che erano questi laboratori che facevamo, si creano momenti molto intimi in cui ti succede di sviscerare una storia che era rimasta sepolta, tumulata in fondo alla tua memoria. E ti sorprendi come questa memoria esce con leggerezza, quasi automaticamente, e tu ti ritrovi a dirla con tranquillità. È bellissima questa testimonianza di Mbai, perché dice: in realtà noi, proprio perché abbiamo fatto questo spostamento, abbiamo la possibilità di guardarci e di raccontare storie. Ci sono molti miti sull'origine del racconto che dicono proprio questo. C'è una bellissima storia che sta nel Donne che corrono con i lupi, in cui c'è un ragazzo che Oruk, che è un ragazzo del Polo Nord, diciamo così, il primo inventore di storie, secondo quel mito, che a un certo punto c'è tutta una storia fantastica, non ve la posso raccontare adesso, mi piacerebbe, ma insomma, va nel mondo del mare, perché sua madre era una foca, e quando ritorna sulla terra dice: io posso suonare il tamburo, impara a suonare il tamburo, posso raccontare storie perché sono stato almeno in due mondi. E dice: nessuno può raccontare una storia se non è stato almeno in due mondi. È bellissimo questo, perché se ci pensate, le storie sono fondamentali. Noi viviamo raccontandoci storie, no? Due si mettono insieme: ah, c'ho una storia con quella, che vuol dire? Che
che storia è? Le storie sono fondamentali nella vita, non si potremmo vivere senza storie, senza raccontarci. E però lui ci dice, la saggezza ci dice, io posso raccontarmi perché sono almeno in due mondi. Allora io penso che noi dobbiamo avere l'obbligo, nelle nostre scuole, negli incontri che facciamo, di provare almeno a affacciarsi su un altro mondo. Perché questo ci aiuta a vedere le cose da due punti di vista. L'ultimissima cosa, se ha preso troppo tempo, una bambina un giorno, quando stavamo studiando Gandhi, c'era tutta questa corrispondenza con Gandhi, a un certo punto Emilia dice una frase per me folgorante, dice, Gandhi non dava ragione a uno, ma a due. Secondo me una sintesi strepitosa della mia vita. Cioè Gandhi non dava ragione a uno, ma a due. Siamo stati settimane cercando, che vuol dire dare ragione a due? È una bella provocazione, no? Che vuol dire dare ragione? Che nessuno c'ha davvero tutta la ragione? Oppure che bisogna, insomma, per me Emilia ha aperto un varco, insomma, diciamo, siamo stati tanto tempo a ragionare su questa frase perché mi pare bellissima. In realtà noi possiamo costruire una società della convivenza pacifica, o almeno il più pacifica possibile, quando impareremo a dare ragione a tutti.